riparte allora 5.48 alla fine del secondo quarto, massimo vantaggio per la PNBF, più 17, da segnalare una strepitosa azione difensiva qualche momento fa, una stoppatona da parte di Barbara Lencioni che ha semplicemente spazzato via il tentativo attacco di Lattezza, che adesso va a segnare dopo molto tempo primi due punti da circa due minuti e mezzo a questa parte, 28-13, comunque rassicurante il vantaggio per il momento della Piana Nievole Basket femminile, che adesso è in possesso con la rissa che allarga per Barbara Lencioni sul lato destro, si va dentro per Gaia Bellandi, pazzi, movimento di troppo da parte del lungo della PNBF, si riparte allora con la rimessa per la Spezia. Sempre una difesa super super aggressiva da parte della PNBF, adesso si va dentro, ancora una volta fischiati passi alla Spezia e quindi si ripartirà ancora dal fondo per la PNBF. Si va allora da Barbara Lencioni che porta lentamente il pallone in avanti, tocco dietro a cercare ancora Bianca Bonaccorsi, scorre abbastanza lentamente ora la palla per la Piana Nievole Basket femminile, si tuffa dentro Barbara Lencioni, lo scarico per Gaia Bellandi, primo ferro, tenta di andare a rimbalzo la numero 12 della PNBF, si parte subito però la Spezia con un'azione veloce, si va sul lato sinistro, si torna al limite dell'area pitturata, da post alto, spara la numero 13, altri due punti, parziale di 4-0 per la Spezia che dopo un leggero letargo adesso si prova a risvegliarsi e prova a riportare, a dare un senso a una partita che altrimenti quasi non ne avrebbe più. Più 13 per Piana Nievole Basket femminile, che adesso chiama il suo primo time out. Le coach Elisa e Francesca hanno predisposto la squadra in maniera fantastica anche questa sera, soprattutto ci piace saltare l'azione difensiva delle toscane che in questo momento sta permettendo davvero pochi tiri puliti alla Spezia, poi là davanti comunque sono tiratrici abilissime, quindi i punti sono ben 28 questo primo scorcio di partita. Parte allora con la palla saldamente in mano di Chiara Mariotti, che adesso prova la penetrazione centrale, la palla però gli sbatte sui piedi e va fuori, rimessa quindi per la Spezia. Numero 13 la Spezia prova a chiamare qualche schema, ma veramente aggressivissimo il pressing da parte della PNBF che per poco non recupera ancora un pallone, lascia un po' di pro di campo ora la squadra toscana, quella ligure che però nuovamente difende in maniera straordinaria, in rimbalzo di Barbara Lencioni, palla nuovamente a Chiara Mariotti che si ferma, aspetta tutto il tempo per pensare la PNBF e per gestire questo vantaggio, attaccare più serenamente rispetto alla Spezia che deve per forza accelerare, prendersi dei rischi se vuole entrare in partita. Grande penetrazione da parte di Chiara Mariotti, fermata solo con le mani dalla Spezia, saranno altri due liberi. Cambio per la PNBF, torna in panchina Giulia Masini, applauditissima dal suo pubblico, anche stasera gran prova, due bombe che hanno esaltato sicuramente la tribuna, qua alla palla Fanciullacci, sbaglia intanto il primo libero Chiara Mariotti, seconda opportunità, palla sul secondo ferro ma c'è di nuovo nuovamente rimbalzo di Gaia Bellandi, palla Barbara Lencioni, fuori dall'area Chiara Mariotti, penso uno contro uno, gli si fa davanti la sua compagna, il pallone fuori per la numero 12 che spara una mina leggermente un po' troppo lunga, però si riparte ancora però da Gaia Bellandi, pallone addirittura in semigancio va Gaia Bellandi, fermata però riparte la Spezia che adesso ha un 3 contro 2 abbastanza favorevole, si va sul lato, si cambia lato, la Spezia ha ragione, sono due punti, 28-17, più 11 per la Nievole Basket femminile. Siamo di già dall'altra parte con Chiara Mariotti che porta palla, va dentro, lo scarico per la rissa,
Andrea Dell'Andi da sotto quasi, prova un canestro, due punti con l'aiuto del ferro. Andrea Dell'Andi. Durante la Spezia di nuovo al perimetro, si va in post alto sulla destra a cercare la numero 13, un ottimo scorrimento di palla, un taglio fuori e la conclusione da dentro l'area, secondo ferro, rimbalzo della gara Bellani che sta veramente giocando un'ottima partita. Guarda Barbara Lezioni che attacca direttamente l'area da destra, si riesce a girare, viene però fermata regolarmente da parte della Spezia che riparte. Veramente non c'è un attimo di sosta, le squadre stanno correndo in maniera, adesso c'è un appoggio. Canestro molto bello segnato dalla Spezia, un tiro in sospensione appoggiando la mano, liberando il tiro solo all'ultimo momento. Siamo ancora però nuovamente dall'altra parte, la numero 12 della PNBF si gira e messo il canestro fondamentale, bellissimo, che rintuzza i tentativi di rimonta da parte delle Liguri. L'arbitro dice che si può ripartire, 1.54 sulla tabellina del cronometro alla fine del secondo quarto, palla in mano delle gialloblu di La Spezia che provano la penetrazione centrale, lo scarico fuori, tiro da due, ancora un piccione viaggiatore in mezzo all'area che non tocca nessun ferro, radica il pallone sulla nuova entrata Giorgia Corigliano dalle mani della La Spezia. Chiara Mariotti va dentro, Gaia Lellandi, c'è un ottimo scarico fuori per Barbara Lencioni, secondo ferro, rimbalzo ferro della Spezia che prova a ripartire sempre abbastanza velocemente, forse anche in maniera un po' troppo confusionaria, la palla gravita sulla linea di fondo ma non esce, tiro da dentro l'area, esce ancora di uno nulla e allora si riparte con la play Giorgia Corigliano dopo un ottimo inizio e dopo un po' di panchina è tornata a essere nuovamente protagonista di questa partita. Chiama lo schema, Giorgia va dentro a cercare Chiara Mariotti da sotto e la palla esce di uno nulla ma recupera il rimbalzo, Chiara Mariotti che però si vede sradicare via il pallone, contropiede per la Spezia che va a segnare, due punti, molto facile.